Siamo con il rettore dell'Università della Calabria, il professor Gino Miro Crisci, e con il professor Giuseppe Passarino, che è il delegato del rettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico. E a poche ore di distanza, mancano 2 giorni, per rispetto ad un appuntamento di grande rilievo al quale l'Università sta dando, diciamo, tutta la sua capacità, sta prestando tutta la sua capacità organizzativa. Stiamo parlando del Premio Nazionale per l'Innovazione 2015, appunto in programma il 3 e il 4 di dicembre. Al Rettore Crisci chiedo di esprimere una valutazione, come dire, di carattere politico su questo evento, che cosa rappresenta, come guarda a questa iniziativa dal punto di vista di un'università che sul trasferimento tecnologico, come dire, investe e punta con decisione. Appunto, questa manifestazione ha 2 significati, uno rivolto al passato e uno rivolto al futuro. Al passato è il riconoscimento nazionale che in questa università ormai da 15 anni, forse fra le prime università, sta spendendo molto delle proprie energie nel campo del trasferimento tecnologico, dello sviluppo delle spin-off, delle start-up, cioè di questo processo di creazione di attività industriali, in genere ad alta tecnologia, legato soprattutto allo sforzo dei giovani neolaureati. E questo è un riconoscimento, presumo, per le nostre attività passate. E ha dei risvolti per il futuro, perché questo, partendo da questo riconoscimento importante, deve nascere, dobbiamo trovare lo stimolo per fare molto di più, perché si può fare molto di più in questa direzione, soprattutto se a livello nazionale saranno investite delle risorse e verrà effettivamente riconosciuto che il trasferimento tecnologico è una delle chiavi di volta per lo sviluppo dell'intero paese e in particolare di regioni fortemente arretrate qual è la nostra. Ecco, lei mi dà lo spunto per insistere su questo aspetto relativamente ovviamente alla Calabria e al sud. Ecco, quanto effettivamente queste attività di trasferimento tecnologico possono incidere, se hanno già inciso, che risultati hanno prodotto, ed effettivamente questa è la strada da indicare diciamo ad un giovane imprenditore che volesse misurarsi diciamo con questa realtà e guardare al futuro con un certo ottimismo, diciamo. Io credo che questa è la strada che noi indichiamo alla regione virtuosa per poter cominciare un percorso. Noi ci rendiamo conto che la nostra attività è marginale, nel senso è piccola, però già le stesse realtà che sono nate intorno all'università, nella provincia di Cosenza, eccetera, ci dimostrano che un percorso virtuoso ha anche degli effetti reali, tangibili, di occupazione. Quello che vogliamo però noi indicare è una strada che dovrà essere intrapresa anche da altri, mi riferisco alla regione, che già in parte ha già fatto negli anni passati, ha in qualche modo seguito questa rotta, e questa può essere la strada, certamente non solo noi, però ripeto, indichiamo la strada, poi sta anche agli altri venirci dietro. Io sono convinto che potrebbe rappresentare un segmento, perché siccome noi abbiamo sempre a che fare con piccole e medie industrie, solamente piccole, e soprattutto in certi settori importanti, qual è l'agroalimentare, il turismo e le nuove tecnologie connesse, io credo che possano rappresentare anche a livello volumetrico un buon percorso. Ovviamente non lo possiamo fare da soli, questo è certo. Certo. Al professor Passarino, che ripeto è il delegato del rettore che ha appena parlato alla ricerca e al trasferimento tecnologico, chiederei di mettere a fuoco meglio, diciamo, il significato, meglio dal punto di vista, come dire, tecnico, l'importanza di questo premio. E sostanzialmente che cosa succederà? Diciamo, tutte le idee, le imprese che si sono affermate, che hanno vinto, diciamo, nel proprio territorio, nella propria regione, mi corregga se sbaglio, si ritroveranno appunto all'Unical per competere e quindi
provare ad aggiudicarsi la competizione finale, il risultato finale, la vittoria finale. Nelle varie regioni italiane sono state organizzate le cosiddette Start Cup. I vincitori delle varie Start Cup, i primi tre classificati in generale, poi ci sono alcune eccezioni, ma in generale i primi tre classificati delle varie Start Cup vengono appunto all'Università della Calabria per competere per il premio finale di migliori idee innovative d'Italia. E tra l'altro il PN Cube, che è l'associazione che raccoglie gli incubatori accademici italiani, darà alla università che, diciamo, da cui proviene l'idea vincitrice, consegnerà la Coppa Campioni dell'innovazione, che è appunto un riconoscimento appunto alla vincitrice dei vari vincitori delle Start Cup. E queste 63 idee innovative che arriveranno, idee imprenditoriali innovative che arriveranno, sono divise in quattro settori, che vanno dall'industriale all'ambientale, alla biologia e alla new media and computers, e quindi ci saranno un vincitore per ognuna di queste categorie e poi un vincitore assoluto a cui appunto verrà consegnata la Coppa Campioni dell'innovazione. La cosa che è importante è che questo premio, oltre ad essere prestigioso di per sé, porta con sé un investimento, cioè dire, gli sponsor daranno ai vincitori delle quattro categorie un premio in denaro per potersi sviluppare. Non solo, questa è un'occasione molto importante in quanto permette ogni anno l'incontro delle idee innovative con gli investitori, i venture capitalist, che appunto sono alla ricerca di nuove aziende su cui puntare per il futuro. Quindi è un'occasione non solo, diciamo, di eventualmente di una vittoria che sia importante, che di orgoglio all'università che l'ha accompagnata, ma anche, vorrei dire soprattutto, di finanziamento per la crescita dell'idea e quindi la trasformazione in impresa e eventualmente la crescita dell'impresa stessa. Certo. Senta, Rettore, il professor Passarino prima faceva riferimento agli sponsor che sosterranno l'iniziativa. Mi pare anche questo un segnale molto significativo di come realtà imprenditoriali importanti, come diceva lei prima, puntano su questo settore, puntano su questo tipo di attività. Sì, questo è qualcosa che va potenziato ultimamente. Ancora ci si muove con una certa timidezza in questo, cioè uno lo confronta con i grandi paesi che già da tempo sviluppano questo tipo di approccio, mi riferisco agli Stati Uniti, la stessa Israele che è all'avanguardia in queste cose, e ci dicono che dobbiamo lavorare ancora molto. Noi proprio alla luce di questo, proprio per cercare sponsor per le nostre spin-off che già da anni lavorano da noi, recentemente siamo andati negli Stati Uniti, sia a New York che a Washington, per vedere come il mondo americano possa imparare, ma poi anche per offrire. E devo dire che abbiamo trovato una certa sensibilità. Ora nei mesi futuri ospiteremo alcuni di questi potenziali supporter noi, e verranno a trovarci perché hanno trovato alcune delle nostre idee interessanti da poter utilizzare. Credo che questa sia un'altra strada che dobbiamo da percorrere. Ma questo confronto con le realtà, diciamo, un po' più avanzate, con maggiore esperienza, ha confermato che l'impostazione, per esempio, della nostra università, ma il discorso è generale, va nella direzione giusta, cioè il modello è quello che stiamo seguendo. Il modello è indubbiamente quello. Per esempio, io l'esperienza ho fatto recentemente, un annetto e mezzo fa, un bellissimo viaggio in Israele, che su queste cose è il paese leader a livello mondiale, e la direzione è questa. Forse il segmento che manca è l'intervento pubblico, perché in Israele funziona così. Le idee migliori, quelle per esempio che verranno fuori qui dopodomani, hanno un contributo pesante dello Stato, cioè lo Stato le sceglie, gli dà un contributo di 500.000 euro, le segue per un paio d'anni,
e poi quelle migliori avranno il contributo. Beh, questa non è una differenza di non poco conto, voglio dire, è un aspetto di non poco conto. Per dire, noi ancora stiamo cercando l'appoggio privato, ma secondo me dobbiamo cercare anche di sensibilizzare l'aspetto pubblico, perché il primo passaggio è il pubblico che deve individuare le idee migliori e dargli un aiuto, e poi dare spazio a... perché il privato vuole già vedere qualcosa di, certo, di tangibile, che spesso dall'inizio non è che si veda benissimo. Ecco, professor Passarino, il rettore diciamo, puntava il dito su questo aspetto, cioè il pubblico che da noi ancora, come dire, non dico che rimanga ai margini, ma ecco, è un po' timido, esattamente. Che cosa si può fare secondo lei perché invece questa timidezza pian piano scompaia? Vorrei dire che finora anche i privati sono stati timidi, hanno tutto sommato, abbiamo avuto timidezza sia da una parte che dall'altra. Devo dire che col tempo, negli ultimi tempi, io comincio a notare dei cambiamenti, nel senso che negli ultimi tempi abbiamo avuto diversi contatti anche qui in Italia con diverse categorie, organizzazioni di categoria, con diversi anche banche, con diversi fondi di investimento che hanno intenzione di investire sulle idee, che saranno presenti naturalmente al PNI, ma che a parte questo ci hanno chiesto di visitare il nostro incubatore, che hanno chiesto di incontrare gli autori delle varie idee progettuali, quindi qualcosa si sta muovendo, in parte anche per i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni dal punto di vista bancario e diciamo di finanziario, cioè dire il fatto che sia sempre meno conveniente investire in titoli di Stato ha portato i diversi fondi a spostare i loro soldi verso questo tipo di imprenditori. E questo diciamo naturalmente è molto importante. Io vorrei dire, giusto per parlare di fatti, che alcune delle nostre aziende sono passate nel giro di 5 anni da un capitale sociale piccolissimo a fatturati di oltre 1 milione di euro, alcune. Altri hanno avuto riconoscimenti molto importanti. Una delle nostre aziende, per esempio, è tra le 100 che sono state inserite nel book delle idee per il risparmio energetico che verrà presentato a Parigi, nei prossimi giorni. Sì, sì. Quindi veramente note moltissime. Mi pare che sia Calbat, se non sbaglio. Calbat, esattamente. E quindi tutto questo è molto importante e ci dice, naturalmente, è molto importante per noi riempire quel vuoto che c'è intorno di poco finanziamento pubblico e privato e di dare la possibilità ai talenti che abbiamo di esprimersi. Poi naturalmente in questi casi siamo stati fortunati a trovare dei talenti molto bravi che ci hanno messo da loro, ovviamente, e quindi creare una situazione di dinamicità molto importante, perché naturalmente la dinamicità che c'è all'interno dell'incubatore aiuta le varie aziende a sviluppare idee e quindi speriamo col tempo di contaminare via via il territorio e di promuovere questo tipo di attività. Senta rettore, un'ultima domanda: impresa, innovazione anche dal punto di vista, come dire, artistico, musicale, un aspetto che la trova particolarmente sensibile, voglio dire, uno dei pezzi della proposta che avremo il 3 e il 4 di dicembre, proprio questa iniziativa, l'impresa della musica, che verrà ospitata dal Teatro Auditorium, è una, come dire, una scelta in linea da un lato con la sua visione e la sua particolare attenzione per l'arte, ma è anche questo un modo per provare ad investire, a cambiare mentalità, modi di fare, modi di approcciarsi a questo. Diciamo che l'uno e l'altro, la serata è ricreativa, è alla fine di una giornata difficile, alleggerire un po' la giornata. Però questo, anche qui siamo molto impegnati in questa direzione, perché credo che l'università può essere anche il luogo di promozione e di sviluppo di attività culturale anche di tipo economico. Cioè finora l'università, almeno noi, siamo stati recettori di attività esterne, però piano piano ci stiamo spostando nella direzione di essere protagonisti, esattamente, diciamo, quello che producono qualcosa da poi mandare. Qui la strada è un po' più lunga perché le risorse sono ancora più carenti rispetto all'altro, però ci stiamo attrezzando.
Il nostro sogno è quello americano, che nelle università si creano proprio dei veri e propri. Però questa abbiamo anche difficoltà perché la struttura nazionale è diversa da quella di altri paesi. Noi abbiamo strutture autonome, i conservatori sono al di fuori dell'università e anche le accademie sono al di fuori, quindi è difficile poi fare una sinergia completa fra questo, però ci si può provare, sai, non bisogna mai arrendersi. Certo, certo. E con questo messaggio, con questo auspicio, salutiamo i nostri ospiti, il rettore dell'Università della Calabria, professor Gino Miracle Crisci, e il professor Giuseppe Passarino, che è il delegato alla ricerca e al trasferimento tecnologico. Diamo quindi appuntamento, invitiamo i nostri telespettatori a partecipare, a seguire le due giornate del 3 e del 4 di dicembre, durante le quali appunto l'Università della Calabria ospiterà il Premio Nazionale per l'Innovazione 2015.